Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e finalmente carico il video che penso la maggior parte di voi stava aspettando, ovvero l'home tour. E prima di farvi vedere la casa, ovviamente ci tenevo a fare una piccola premessa, ecco. Ero indecisa, ero dubbiosa fino all'ultimo se caricare questo video o meno. Un po' perché comunque è una cosa un po' più privata, e un'altra cosa che è fondamentalmente la principale è che per me l'idea di fare un home tour è pensare di farvi vedere una casa che ho arredato io, e lo scopo dell'home tour è quindi di farvi vedere degli oggetti particolari, dei mobili, dirvi dove li ho acquistati, farvi vedere il mio stile, eccetera. E come sapete questa è una casa temporanea, infatti mio ragazzo siamo qui in America da 2 mesi, poco più di 2 mesi, e staremo qui massimo un anno, quindi non sarà la casa della vita, e quindi essendo anche dall'altra parte del mondo per noi non aveva proprio senso investire su una casa, comprare tanti mobili eccetera che poi comunque avremmo dovuto lasciare qui. Ve la faccio vedere perché magari c'è sempre qualcosina di diverso dalle nostre case italiane che vi può interessare, che vi può incuriosire, e in più volevo farvi vedere anche comunque il quartiere dove abitiamo, che è un quartiere proprio residenziale con le tipiche casette americane, che è molto carino, molto tipico, caratteristico, quindi vi farò vedere sia la casa sia anche insomma la zona dove abitiamo, dove passeggiamo di solito. Ecco, quindi non voglio che pensiate assolutamente che faccio questo video per vantarmi di chissà cosa, perché proprio non c'è niente proprio da vantarsi. E insomma, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto eccetera, anche perché è la prima volta che faccio un video un po' così, in cui vi faccio vedere qualcosa di un po' più personale. Finisco di parlare subito, niente, vi lascio il video, vi mando un bacione, ciao! Buongiorno ragazze e benvenute nella mia casetta americana. Questo che vedete è l'ingresso, mi piace tantissimo, questa porta tutta bianca in legno. Questo invece è il nostro salotto e questo è il divano più grande che abbiamo, e abbiamo comprato questi copri divani grigi qui da Walmart, insomma, che è il supermercato più grande che abbiamo. Poi abbiamo preso da Ikea questa copertona grigia che la trovate anche qui a pochi soldi, l'abbiamo pagata sui $5. E poi invece abbiamo sempre preso da Ikea questi cuscini, ne abbiamo 2 qui e 2 nell'altro divano, uno grigio e uno bianco, sempre a tema. Mentre qui sopra abbiamo appeso alcune foto delle nostre lauree. Questa invece è la parte della casa che mi piace di più, questo è un angolino che abbiamo appunto di fianco al salotto, e abbiamo questo open space comunicante tra l'angolo salotto e invece la cucina. E nelle case americane vanno un sacco di moda questi sgabelli alti in cui fare colazione, e a noi piace sederci qui tantissimo la mattina appunto per mangiare, oppure per fare merenda, per bermi il mio tè caldo e così via. E mentre da questa parte invece c'è appunto la cucina, e prevalentemente ovviamente ci sto io in cucina perché cucino io, però mi piace perché c'è questa apertura, insomma, e posso parlare con Riccardo mentre lui è in salotto. E questa è la cucina, appunto, non è nulla di che, a parte questo frigo enorme tutto bianco. E mentre di fianco alla cucina invece abbiamo il tavolino dove appunto mangiamo e dove facciamo i compiti, lavoriamo al computer, studiamo inglese e così via. E mentre nella porta bianca che vedete dietro, insomma, quando la si apre c'è il garage, ed è comodissimo perché c'è il garage che comunica direttamente con la casa, perché appunto qui in Illinois d'inverno arriva a fare davvero molto freddo, quindi è molto comodo avere il garage con l'apertura automatica, che anche quando si fa la spesa, si arriva in casa, non si deve prendere freddo, ecco. E da questa parte invece, prima di farvi vedere il corridoio dietro, vabbè, abbiamo appeso questo specchio e l'orologio, ve li faccio vedere perché li ho appesi con queste striscioline che si chiamano Power Strip della Tesa, che mi sono fatta mandare dall'Italia, e sono comodissime perché vi consentono di attaccare quadri, quadretti, foto senza dover per forza usare il martello e i chiodi, e quindi senza bucare il muro, sono delle strisce autoadesive. E qui di fianco nel corridoio abbiamo una porta dove c'è la camera degli ospiti, non la usiamo praticamente mai, e mentre qui nel corridoio abbiamo questa porta scorrevole, segreta diciamo, dove c'è la lavatrice e l'asciugatrice. Vi faccio vedere la lavatrice perché è davvero enorme rispetto a quelle italiane, ci sta davvero di tutto, quindi sono molto molto comode. E questo invece è il nostro bagnetto, insomma un bagnetto semplicissimo, nulla di che.
Ok, questa invece è la camera e questa è la parte del letto che avete visto anche nell'intro, con qualche piccola modifica però. Beh, innanzitutto questo piumone bianco con questi dettagli grigi l'abbiamo acquistato qui in America, abbiamo voluto prenderne uno. Mi piace tantissimo perché, come sapete, insomma, i colori del bianco e del grigio, insomma, sono molto belli, poi stanno sempre bene e si abbinano con tutto. E in abbinato a questo piumone abbiamo comprato anche questi tre cuscini, mentre questi due cuscinoni qui grigi li abbiamo presi proprio di recente, l'altro giorno, quindi abbiamo voluto metterli. E anche questi ci stavano molto bene. Come vedete, adoro i cuscini, secondo me decorano tantissimo il letto, sono molto coccoli, insomma, ci stanno molto bene. E nulla, qui ho messo le lucine bokeh che, insomma, viste così non dicono nulla, però se magari faccio qualche video è bello vedere l'effetto bokeh, l'effetto sfocato con tutte le lucine. Poi in un altro negozio che si chiama Rose for Less, lo stesso che vi citai nel video haul di qualche settimana fa, abbiamo acquistato questa stampa e anche questa è molto carina, è molto tenera, coccola, con i tre cuoricini dorati con la scritta Love. Ok, questo è invece il comodino e, come avete visto, come vi ho spiegato prima, non abbiamo preso chissà che comodini, appunto perché non potremo portarceli indietro. Comunque questo è quello di Ikea ed è il tavolino che costa meno in assoluto. L'abbiamo pagato circa 6 dollari e lo trovate anche in Italia per lo stesso prezzo. L'unica cosa che non potevo assolutamente, a cui non potevo assolutamente rinunciare, è questa abat-jour. Adoro questa base, insomma, tutta argentata con questi dettagli, insomma, fatta in questo modo, mi è piaciuta subito. E poi sempre da Ikea abbiamo preso ovviamente la parte sopra grigia abbinata al letto, e questa qui in totale l'abbiamo pagata all'incirca 20 dollari, più o meno 18-19 euro. Questa invece è una cassettiera che c'era già appunto nella casa, marrone, niente di che, a me non piace il marrone, ma questa c'era, questa ci teniamo. Comunque l'ho adibita a una sorta di vanity table, insomma, mi trucco qui. Da questa parte invece, di fronte al letto, abbiamo comprato questa mensolina sempre da Ikea e l'abbiamo pagata 7 dollari, anche questa la potete trovare in Italia anche. E mi piaceva l'idea di mettere una mensolina perché volevo ricreare un po' il mio angolino girly, eccetera. E questa è una cosa carina che potete fare se non avete tanto posto in camera, avete una cameretta magari piccola e volete ricrearvi il vostro angolino girly ma non avete spazio per mettere un vero e proprio vanity table. Questa è una soluzione fantastica, anche perché Riccardo me l'ha montata proprio a mo' di tavolino, come a livello di un tavolino, quindi tante volte, a volte mi trucco anche qui se voglio stare più tranquilla, se voglio truccarmi con calma da seduta, mentre altre volte, insomma, la uso semplicemente come portaoggettini o l'avete vista anche comunque nello sfondo dei miei video. Arriviamo alla parte più bella della stanza, quella che mi piace di più, ovvero la cabina armadio. E allora, faccio una piccola premessa. Qui in America non è che abbiamo una cabina armadio perché siamo fighi, perché siamo VIP o cosa, ma in America praticamente gli armadi non esistono, cioè non è che non esistono, non vanno di moda. Noi abbiamo girato tante case prima di trovare questa, che è appunto la casa definitiva, e tutte le case, proprio una cosa proprio di routine, hanno la cabina armadio, che è questa piccola stanzina ricavata all'interno della camera principale. Ce l'abbiamo anche nell'altra camera, la cabina armadio, ma è più piccola, e mi piace tantissimo l'idea perché ci stanno un sacco di vestiti, posso mettere dentro tutte le mie borse e così via. Questo invece è quello che vediamo da fuori. Abbiamo questo giardinetto carinissimo dove poter passeggiare e dove poter anche fare qualche fotina, e poi in questo periodo d'autunno è veramente molto bello con tutti questi alberi, le foglie colorate, e quella è una casetta che mi piace tantissimo, tutta in legno. E qui invece vi faccio vedere il quartiere dove abitiamo. Queste prime case che state vedendo appartengono al complesso dove abitiamo, quindi la nostra casa da fuori risulta così. E questa è una stradina interna, quindi non la strada principale, è una stradina interna residenziale che ci piace fare appunto quando torniamo a casa. E a noi, non so, agli americani magari non fa effetto, però a noi fa davvero tanto effetto perché in Italia, insomma, non abbiamo queste casette tipiche, non abbiamo queste stradine tipiche. Qui sono io che sto riprendendo con il cellulare, sto dicendo a Riccardo di andare piano appunto perché abbiamo fatto questa ripresa con la macchina alle 7 della mattina perché la luce è bellissima di mattina presto. E appunto ci sono queste casette americane troppo tenere, troppo carine, che mi ricordano tantissimo i film americani, che ti sembrano una cosa così lontana, così diversa dalla realtà, ma invece una volta che, insomma, sono arrivata qui mi sono accorta che davvero è tutto
reale. E quindi è un quartiere che davvero ci piace davvero molto. E adesso vi faccio vedere appunto come figura il quartiere, come sono le case, com'è il quartiere e così via. Qui c'erano ancora alcuni decori di Halloween. E nulla ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia anche interessato. Fatemelo sapere lasciandomi un commentino qui sotto e magari lasciandomi anche tanti pollici in su. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere il prossimo video e anche i prossimi vlog che farò qui dall'America. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!